tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e quindi come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeups Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Per questa settimana proseguiamo per quanto riguarda i Fantastici 4 e vi proponiamo dei primer e dei fissanti. Sapete tutti che sono delle cose che non possiamo non utilizzare e devo dire che ci aiutano tantissimo per quanto riguarda la stesura del makeup. Adesso inizierò a farvi vedere i miei prodotti, ma non dimenticate che a fine video dovete andare dalla Lizzy e da Betty, non lo dimenticate. Allora, io inizierei il primo che ho utilizzato. Allora, questa ovviamente è una nuova confezione perché era dei miei figli, io sono andata a prenderla perché mi serviva. Ho fatto l'ultimo video che vi metterò qua sopra e che ho visto che la ragazza già l'ha, Antonella già l'ha fatto, quindi andrò subito a vederlo quando ho un attimo di tempo e quindi veramente mi fa molto molto piacere. E quindi cosa vi faccio vedere? Questo è il primer della Nivea, di norma è un dopo barba. È un balsamo dopo barba, però devo dire che aiuta tantissimo per quanto riguarda la stesura del fondotinta. È un primer delicatissimo, ha una profumazione maschile, ma che dopo che l'avete stesa sul viso non si sente per niente. A me piace tantissimo e ti dà quell'effetto bello, liscio, che vai tranquilla e metti il fondotinta e viene la stesura doc. Sinceramente è stato il primo che ho utilizzato perché quando fu Niki Tutorial l'aveva messo, diciamo, online questo prodotto, automaticamente tutti a comprare, me in primis, quindi sono andata a vederlo e mi è piaciuto tantissimo e quindi l'avevo utilizzato e devo dire che è stato un buon primer. Adesso l'ho ripreso per fare un video, però me lo sono tenuto qua sopra, gliene comprerò un altro ovviamente. Un altro primer che ho utilizzato tantissimo, e parlo dell'anno scorso e anche l'anno prima, perché io non sono una persona che si trucca tanto, automaticamente non utilizzo tantissimi prodotti e avendo tanti prodotti faccio a ruota per, diciamo, testare alcune cose che acquisto. Questo primer mi è piaciuto tantissimo, specialmente in estate, specialmente col caldo afoso che c'è qui in Sicilia. Questo mi ha fatto durare il fondotinta in una maniera esagerata. Dovrei bere l'acqua, ma non ce l'ho qui, perciò quindi lasciamo perdere. Sto parlando del primer di Essence. Questo è You Better Work, di norma è un primer adatto a chi fa sport. Io posso dirvi benissimo che col caldo che c'è qui in Sicilia questo primer è una figata pazzesca. Mi piace la profumazione, mi piace il fatto che all'inizio è tipo un verde acqua, è molto molto buono, leviga tantissimo il viso. Io non ho proprio bisogno, avendo una pelle mista al secco, però in estate ho un pochettino di sebo in eccesso e devo dire che è ottimo, cioè è ottimo veramente. Io non credevo perché ho pensato vabbè, chissà che cos'è, invece mi sono trovata benissimo ed è quello che ho utilizzato di più in assoluto in estate. Mi ha tenuto il fondotinta, non mi ha fatto né cose strane sul viso, per me è eccezionale, quindi ve lo consiglio. Devo provare un altro di Essence, che è quello con il pack grigio e nero, perché questo sta per finire. Infatti poi questo l'avevo accantonato perché avevo acquistato quello di Astra, che è questo qui, ed è il Ritual Primer Smoothing Effect, base trucco perfezionante e fissante. Questo qui è ottimo, io l'ho finito. Ho soltanto un piccolo pottino che l'ho travasato perché mi si era rotto e quindi ho travasato, ce n'era pochissimo, l'ho travasato in un pottino. Questo primer mi è piaciuto tantissimo, avendo anche il fondotinta di Astra avevo fatto l'abbinamento dei due prodotti e devo dire che è eccezionale. Io mi sono trovata benissimo a utilizzarlo, infatti appena finisco un po' di primer, perché ne ho un bel po' anche da provare che sono sigillate,
Lo ricomprerò assolutamente perché io mi sono trovata benissimo e come qualità-prezzo devo dire che sono ottimi, sia questo che quello di Essence, veramente sono i primer a basso costo che io ho, ma che hanno una percentuale di risultato maggiore anche di altri prodotti ad alto costo. Quindi se volete spendere poco, Essence e Astra sono i migliori in assoluto. Poi, il terzo primer che ho utilizzato, e questo l'ho utilizzato sinceramente in dei make-up un po' più particolari, dove vedevo la mia pelle un pochettino spenta. Sto parlando di questo, ed è il primer di Becca. Credo che Becca, se non mi sbaglio, sta chiuso, una cosa del genere. Mi dispiace tantissimo perché quando un brand chiude significa che tanti operai... Ci siamo capiti e quindi è una cosa che un po' mi rattrista. Lasciamo perdere, parliamo di Becca. Questa è una base illuminante. Vi stavo dicendo che in un periodo, specialmente nel periodo tipo di novembre, dicembre, io vedo la mia pelle un pochettino spenta, giù di tono. Quindi se io voglio fare un make-up abbastanza luminoso, che mi dia anche una sferzata di brillantezza sul viso. Che non è una cosa esagerata, cioè non è una luce riflessa, però vi dà quel piccolo, diciamo, bagliore che è una cosa che a me piace. E poi mettete ovviamente sopra il fondotinta, perché questo è un primer. Io non so se si vede tramite la luce, ma io sono arrivata qua perché mi è piaciuto tantissimo. L'effetto che fa è levigante, perché è quello che mi interessa, levigante, e mi perfeziona il viso, quindi posso mettere il fondotinta e mi trovo benissimo. La colorazione è leggermente luminosa che ti dà quell'effetto bello, mi piace sul viso, quindi ve lo consiglio. E questo è uno dei primer, diciamo, costosi, ma io ho preso quello nel set, vi consiglio i set. Quando c'erano vi consigliavo i set. Adesso non c'è. Vabbè, un primer che ho utilizzato 3 volte, io sono sincera in quello che vi dico, l'ho utilizzato 3 volte e a me è piaciuto, l'ho messo in combo con il fondotinta, sapete quel fondotinta scuro che ho comprato? Sto parlando di Huda Beauty. Allora, questo primer mi piace, è levigante, mi piace il profumo che ha. Alla pompettina, così viene anche facile, diciamo, erogare il prodotto e utilizzarlo. Mi piace perché avete la pelle liscia, perché poi io utilizzo il fondotinta, quello di Huda Beauty, quello in stick, e vi dà quell'effetto liscio sul viso, che poi voi quando utilizzate il fondotinta, specialmente in stick, vi scivola, infatti. C'è il rischio che cade anche a terra perché l'altro giorno io quando lo avevo utilizzato ho messo il fondotinta e mi è scivolato anche dalle mani, quindi devo dire che è un ottimo primer. L'unica pecca di questo primer è il prezzo assolutamente, perché il prezzo è abbastanza esagerato, 30 e passa euro se non mi sbaglio per un primer, anche no, io l'ho preso scontato, ed è l'unico modo come prendere Huda Beauty o altre marche quando ci sono quei super sconto, quei bag che succedono nel sito di Sephora certe volte, quindi lo potete acquistare. Però devo dire che ce ne vuole pochino, io lo metto specialmente, io il primer di solito gli altri li metto, diciamo, su tutto il viso. Questo qui che costicchia un pochettino, io lo metto proprio nella parte del naso dove ho, diciamo, più problemi. E qui nelle guanciotte e devo dire che mi è piaciuto, infatti lo sto centellinando e lo utilizzo solo in occasioni particolari perché con gli altri io mi trovo veramente molto molto bene. E questo per quanto riguarda i primer. Non vi ho fatto vedere i primer occhi perché io utilizzo il correttore. L'unico primer che vi posso far vedere, che ce l'ho qua e ve lo faccio vedere subito, è quello di Anastasia, che è quello che sto utilizzando tramite i video della Lizzy. Mi aveva fatto la testa così per questo primer, quindi ho acquistato questo qui di Anastasia, perché io spesso acquisto cose anche perché li vedo ovviamente tramite gli altri video e anche per curiosità, anche se tipo li bocciano, io se a me piacciono li prendo, perché proprio voglio vedere che sul mio viso se sono performanti oppure no, perché certe volte in base alla tipologia del viso possono stare bene oppure no, quindi non, cioè, ovviamente uno vi consiglia determinati prodotti, però non è che sono eccezionali per tutti.
ognuno ha una tipologia di pelle diversa, quindi automaticamente ci dobbiamo anche abituare. Allora, questo è il primer per quanto riguarda Anastasia, per quanto riguarda gli occhi, e poi questo qui e questo qui per quanto riguarda i glitter. Questi sono i primer che io utilizzo. Invece, per quanto riguarda il solito primer, io utilizzo direttamente il correttore, quindi è inutile farvi vedere tutti i correttori che ho. Io, mano a mano, dipende dal colore che devo mettere, utilizzo diciamo un primer più particolare. Poi parliamo di fissante. Allora, è un tasto dolente perché uno l'ho finito, quello grande, quindi vi devo far vedere quello piccolo. Il primo che ho utilizzato è stata Nebbia Fissante. Per me era acqua, sincera, proprio ve lo dico, per me era acqua, non fissava niente. Invece, uno di questi che già ve l'ho fatto vedere, vabbè, questo io vi faccio vedere questo. Questo è quello di Glen Glove. Io ho preso la mini size perché avevo utilizzato quella grande che devo ricomprare perché non ce l'ho più. E l'ho utilizzata per carnevale, la prima volta che l'avevo utilizzata. Sto parlando di queste qui, però ovviamente quella più grande. L'avevo utilizzata per mio figlio per carnevale. Non fosse stato mai, non fosse stato mai. Per togliere il make-up dal suo viso ci abbiamo messo 2 giorni. A parte che erano dei prodotti per il viso, anche viso e corpo, se non mi sbaglio era. Io avevo fatto Avatar. Non si toglieva. Non si toglieva dal suo viso. Abbiamo provato di tutto, abbiamo fatto io l'unica cosa che poi ci sono riuscita è facendogli uno scrub, quello leggero leggero, automaticamente un pochettino la pelle si è un po' ammorbidita con lo scrub e tutto gliel'ho tolto, ma questo cioè è una cosa esagerata, cioè le ha tenuto il make-up tutto il tragitto perché di norma tu esci alle 3:30 per fare perché lui ha partecipato a un carro. Quindi dalle 3:30 fino a quasi mezzanotte lui con questo make-up. Poi gli ho detto: vabbè, Carmelo, poi ti lavi il viso, fai una cosa, prima togli la parte più grossa con la salviettina e poi ti lavi il viso con la saponetta oppure un gel. Era una cosa incredibile. L'indomani al lavoro aveva le strisce blu. Era, vi giuro, volevo fargli la foto, però poi ci ho ripensato. Comunque, questo è ottimo. Io mi è piaciuto l'odore, pazzesco, bello, fresco, una cosa. Questo ha lo stesso odore di quella di Fenty Beauty, che a me piace tantissimo. L'erogatore è una meraviglia. Questo è quello, vedete la nebulizzazione? Questa è una cosa che a me piace tantissimo dei spray fissanti. Poi ha un odore di tipo di fragola, non lo so, mi piace tantissimo, quindi questo ve lo consiglio. Io avevo preso il formato piccolo perché mi serviva per fare il video delle mini size, quindi ho acquistato questo. Poi, un altro che sinceramente per me sono uguali, quindi ve li faccio vedere così, non metto jolly per quanto riguarda questo prodotto perché per me sinceramente sono uguali. Io avevo fatto un ordine da Morphe per prendere lo spray, questo qui, lo spray fissante, perché Licorice Beauty ne parla benissimo e quindi l'ho voluto prendere perché mi piace tantissimo la nebulizzazione che fa perché sembra una neve proprio che ti cade addosso e quindi mi piaceva tantissimo. Poi parlando con altre youtuber mi hanno consigliato questo qui di Mesauda e io devo dire che sono uguale, quindi per questo ve lo faccio vedere diciamo nella stessa posizione perché sono uguali sinceramente, non trovo differenza l'uno con l'altro, io li shakero e poi li spruzzo sul viso. Per me sono uguali sinceramente e questi li utilizzo solo se tipo come il primer di Huda Beauty, solo in casi eccezionali proprio per dare quell'effetto un po' più particolare sul viso. L'altro che vi faccio vedere è quello che sto utilizzando. Ovviamente sembra considerato, sì, mi sta anche cadendo.
è questo qui di I Love Revolution. Questo è quello che io sto utilizzando in questo momento, perché lo devo finire. Di solito io faccio sempre il giro per quanto riguarda i prodotti, però se vedo che un prodotto lo sto utilizzando più degli altri, lo metto, diciamo, nella mia postazione, e cerco di utilizzarlo più, non più velocemente, più frequentemente, così, diciamo, lo finisco e posso anche aprire altri prodotti, perché io un minimo ne apro due o tre. Di vari brand, diciamo, così ho la possibilità di provarli e non rischio che il prodotto scade. Questo qui mi piace tantissimo, ha l'odore di cocco. La nebulizzazione è un po' a spray, vedete, cioè a spray è molto ampia, specialmente in estate è una goduria. Io di norma che faccio? Spruzzo questo. Ha quell'odore di cocco bellissimo e poi con il ventaglio cerco di, diciamo, sfumare queste goccioline che cadono sul viso, che sono piccolissime, però in un certo senso ti danno un pochettino fastidio. In estate invece no, in estate io me lo porto, anche certe volte sono di là nel divano, lo metto nel termosifone perché è accanto al divano e lo spruzzo proprio per darmi quella freschezza sul viso, perché in estate non si può. E niente, devo dire che è un ottimo spray, mi sono trovata benissimo e quindi non lo riacquisterò perché ho altri prodotti ovviamente, ma devo dire che è un ottimo spray, mi è piaciuto. L'ultimo che vi faccio vedere è il mio preferito, infatti questo è il secondo che acquisto. L'ho utilizzato di nuovo, però adesso sto cercando di finire quello al cocco di Love Revolution che vi ho fatto vedere poco fa. E sto parlando questo qui di Astra. Questo è il Ritual Fixing Spray. Mi piace tantissimo, mi piace anche la. Vedete? Mi piace quell'effetto. Di fresco, proprio fresco, anche lo spray. Non vi so dire che. Tipo ananas. L'avete presente ananas? C'è scritto ananas, può essere. Comunque è uno spray multifunzione, fissatore e tonico. Io lo utilizzo soltanto come spray fissante e mi piace proprio l'effetto. Ha il profumo tipo di ananas e quindi è una cosa buona. Poi mi piace sempre perché ha quell'erogazione abbastanza forte che io col ventaglio lo tolgo. E devo dire che spruzzando e poi mettendo l'illuminante si vede a 3 km di distanza. Quindi devo dire che è ottimo. Poi come qualità-prezzo, buoni. Perciò, per farvi un resoconto, diciamo, di quello che vi ho fatto vedere, come tra virgolette high cost abbiamo questi, ma non perché fanno sempre degli sconti, quindi anche da Sephora, questo da Sephora con lo sconto passa, quindi devo dire che non sono proprio high cost. E quelli per quanto riguarda low cost, questo qui Astra e Love Revolution, per me sono i migliori in assoluto. Io mi sono trovata benissimo e questi ve li consiglio proprio veramente. Ve li consiglio perché sono veramente ottimi, ottimi, ottimi. Niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questo video. Io vorrei farvi notare il quadro che abbiamo cambiato. Questo è sempre il quadro che fa, i quadri che fa mio padre con la mano sinistra, perché ovviamente da un lato è paralizzato, dal lato destro è paralizzato e lui ha iniziato di nuovo a dipingere e quindi questo è il quadro che ha fatto e mi sono scelto ovviamente. Spero che vi piaccia perché già solo il pollice in su lo dovete mettere solo per il quadro. Non lo so, a me piace tantissimo, anche il fatto di. Ovviamente i pagliacci di norma sorridono, ma lui ha visto questo pagliaccio che era un po' triste e quindi l'ha voluto disegnare. Lui di solito non prende spunto da altre cose, non so se questo ha preso spunto da qualche parte, però a me è piaciuto, mi ha colpito e l'ho voluto prendere. Che dirvi? Bello, vero? Allora. Per quanto riguarda questo video è tutto. Io ovviamente vado subito assieme a voi a vedere il video di Betty e di Fabiana perché sono molto curiosa di quello che loro fanno vedere. Io, come vi ho detto poco fa, prendo spunto dalle cose che alcune persone fanno vedere di cui io ho fiducia e automaticamente vado a provare i prodotti, anche se la recensione è un pochettino, diciamo, negativo tutto. Io voglio sempre mettere la mano avanti, quindi voglio sempre provare i prodotti su me stessa. Quindi,
Andiamo subito a vedere cosa vi hanno proposto le altre due angel. Io, come sempre, vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!